Punto nascita da salvare a tutti i costi, è impensabile sopprimere il reparto. È quanto si mormora nelle piazze e nei quartieri cittadini alla vigilia del Consiglio Comunale allargato di sabato prossimo 10 novembre. Tanto si è detto ultimamente dopo la bocciatura tecnica che è arrivata dal comitato percorso nascite del Ministero, tutti a difesa del punto nascita. Ma è una cosa molto grave, non è possibile che questa valle così grande, pur se i numeri non sono come devono essere, non fa niente. Però la gente ha diritto a nascere, come? Nascere e mo non si nasce, si mandano a nascere dall'altra parte? E io non lo so. Come si ragiona in questo paese? Non si capisce proprio. È sconvolgente come tutte le altre notizie che impoveriscono Sulmona, ma qui le battaglie sembra che sono perse già dall'inizio. Soluzioni, se non vengono dall'alto, non si può fare niente. È sempre È negativo. grave. Qua stanno togliendo esattamente tutto. Ci stanno togliendo tutto, piano piano non ci rimane più niente. È un'espoliazione continua, sono anni e anni che ci tolgono tutto. E il fatto, vedi, che il cittadino non si ribella. Fanno le sfilate non SNAM, 7.000-6.000 persone, ma per l'ospedale non vedo una persona là da fuori a lamentarsi né al comune e né all'ospedale. Lo tolgono, qua hanno tolto tutto, stanno finendo di togliere tutto, qua bisogna rincrementare l'ospedale su tutte le patologie, su tutti i reparti. Non è che solo uno fa male, perché ti devo dire, la pancia dai all'altro. Questa è la questione critica. Dove vanno, dove andranno le donne che sono state interessanti e che devono partorire? Mi dicessero dove, nel raggio di 70 km non c'è un po', tranne che Avezzano.